Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Italia Viva esprime un deferente messaggio di riconoscenza e di gratitudine al signor Presidente della Repubblica per l'autorevole e alto magistero, per la grande capacità di risoluzione della crisi di governo, per essere stato ed essere in questi 6 anni e particolarmente adesso un arbitro rispettoso delle regole, così egli si definì nel febbraio del 2015 parlando alla Camera dei Deputati di fronte al Parlamento riunito in seduta comune e chiedendo la collaborazione dei giocatori. Il Presidente Mattarella lo è sempre stato, lo è in particolar modo in questa fase in cui la situazione pandemica, economica, sociale, educativa, occupazionale del Paese è particolarmente grave. Grazie al Presidente della Repubblica. E grazie al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, aver individuato in Mario Draghi l'interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ventata di credibilità e fiducia nel Paese. Mario Draghi, Presidente del Consiglio, è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti. Nessuno può negarlo. E da questo punto di vista la considerazione che il periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere nella sua storia repubblicana, perché questo è il dato di fatto, mai il nostro Paese ha avuto così tanti soldi dal dopoguerra, più del piano Marshall, grazie a Next Generation EU e a una serie di misure collegate dell'Unione Europea, ci porta a dire che chi meglio di Mario Draghi può gestire questo passaggio. Si aggiunga che per chi ama la politica internazionale, la politica estera, la politica europea, l'idea che la presidenza del G20 sia affidata all'italiano che più di ogni altro ha partecipato a summit internazionali di questo tipo è un elemento di grande serenità e solidità. Infine, il fatto che Mario Draghi, ove come noi auspichiamo, possa sciogliere la fiducia nei prossimi giorni, il fatto che Mario Draghi sarà l'uomo che rappresenterà l'Italia all'interno dell'istituzione europea è molto importante. Nel 2021 la cancelliera Merkel lascerà dopo 16 anni il suo ruolo di guida tedesca ma anche di guida europea. Il presidente Macron attende un anno di campagna elettorale al presidente Macron e dunque sarà molto impegnativo per il presidente Macron ciò che accadrà nel 2021. L'idea che l'Italia sia alla guida anche delle istituzioni europee è un fatto che ci rende particolarmente fiduciosi. Dunque, per queste ragioni, Italia Viva accoglie l'appello del Presidente della Repubblica e annuncia da subito che sosterrà il governo, indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti ministri tecnici e quanti politici. Noi abbiamo detto al Presidente del Consiglio che siamo al suo fianco, siamo a sua disposizione. Auspichiamo naturalmente che tutte le forze politiche esprimano lo stesso atteggiamento di sostegno, perché il Presidente della Repubblica ha fatto un appello a tutti, nessuno escluso. Chi oggi pone veti nei confronti degli altri non sta semplicemente facendo un errore politico, sta rifiutando l'appello del Presidente della Repubblica, che ha espressamente escluso che questo governo avesse una connotazione politica, ma ha parlato di un governo nel quale tutte le forze politiche possano dare un sostegno per accompagnare l'azione del Presidente incaricato. Penso di aver detto tutto, mi permetterete di ringraziare assieme ai membri della delegazione chi in queste settimane difficili, in questi giorni difficili, ha avuto la forza di opporsi alla corrente monodirezionale, alla narrazione a senso unico, che vedeva in Italia Viva
la pericolosa responsabile dell'apertura della crisi. Se da questa crisi usciremo con un governo Draghi, l'Italia sarà più forte. E dunque, grazie a chi ha sostenuto anche controcorrente, notando controcorrente, la posizione che Italia Viva ha portato grazie al gesto di coraggio di Teresa Bellanova, di Elena Bonetti e di Ivan Scalfarotto. Questo valga come messaggio in particolar modo per le nuove generazioni, per i giovani amministratori che si affacciano alla politica, per chi ci sta seguendo e crede nell'impegno nella res pubblica. Non seguite i sondaggi o l'opinione più forte del momento, seguite le vostre idee, abbiate il coraggio di combattere per ciò in cui credete. Questo è il messaggio che come delegazione di Italia Viva ci sentiamo di mandare, non sull'attualità, ma a chi sta iniziando a pensare di impegnarsi in politica, perché il bene del Paese viene prima del bene dei singoli e del bene delle forze politiche. Possiamo prendere solo due domande, perché l'altra volta se no ne abbiamo prese troppe. Se ci sono due domande le prendiamo e se no vi auguriamo buon pranzo. Prego. Avete per caso in programma di suggerire qualcosa, qualche riforma importante a cui tenete particolarmente, al professor Draghi, magari prendendo spunto da paesi stranieri? Il Presidente del Consiglio incaricato ha una conoscenza dei dossier che è molto approfondita, come si può immaginare. Le battaglie storiche di Italia Viva, dalla vaccinazione a un recovery basato sugli investimenti e non sui bonus, al grande investimento nell'educazione, nella cultura, nel turismo, sono già agli occhi, sono già sul tavolo del Presidente Draghi. Gli manderemo comunque tutto il nostro materiale che abbiamo prodotto in questi giorni e ulteriori elementi. Nel corso del colloquio abbiamo evidenziato con la senatrice Bellanova in particolar modo le questioni legate al lavoro, al funzionamento delle politiche per il lavoro, con l'onorevole Boschi in particolar modo il funzionamento delle regole parlamentari, del rispetto dei DL e non dei DPCM, del numero dei decreti attuativi, delle procedure di infrazione europea, dell'utilizzo della protezione civile per l'emergenza sanitaria, quindi tutto ciò che riguarda la sfera più istituzionale, e con il senatore Faraone, che peraltro ha brillato per sintesi e gli faccio i complimenti perché non era mai accaduto prima, tutto il tema del piano shock e delle infrastrutture con grande attenzione, in particolar modo al mezzogiorno. Questi sono stati i punti della riunione, dell'incontro, della consultazione di quest'oggi, ma tutti gli altri temi li sapete e sono i nostri punti storici. Nadia? Nadia Pietravitta, agenzia di stampa La Press. Diceva che il Presidente della Repubblica ha rivolto un appello a tutte le forze politiche, quindi sono sbagliati i veti sia di Salvini nei confronti del Movimento 5 Stelle, che ultimo quello che abbiamo sentito in questa stanza, quello di Liberi Uguali nei confronti dei sovranisti. Italia Viva può sedere al governo con i sovranisti? Italia Viva sosterrà il governo che è stato incaricato dal Presidente della Repubblica. Non mi permetto di giudicare le decisioni di Salvini, di Zingaretti, dei 5 Stelle, di Leu, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia. Ognuno risponde di fronte a sé e al Paese. Noi diciamo che il Presidente della Repubblica ha fatto un appello a tutti. Non prenderne atto è un modo per non ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, ma naturalmente questa valutazione la dovranno fare le singole forze politiche e poi il Presidente del Consiglio incaricato. Signore e signori, c'è un Presidente del Consiglio in questo Paese incaricato che verrà e deciderà che tipo di scelte fare, di valutazioni fare e come sciogliere la riserva. Noi, per rispetto al suo lavoro, quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Lo sosterremo nel corso del suo tentativo. Pensiamo che se ciascuno di voi riflette sul fatto che ci sono 209 miliardi che saranno spesi da Mario Draghi e non da altri, si sente meglio. Andando a casa, ciascuno di voi pensando alla propria famiglia, pensando al proprio futuro e pensando che la più grande quantità di denaro mai
utilizzata dal nostro Paese, mai offerta al nostro Paese, sarà spesa nei prossimi 2 anni dal Presidente Mario Draghi e non da altri, ecco, chiunque faccia questa riflessione si sente meglio. E noi oggi ci sentiamo meglio e auguriamo buon lavoro al Presidente Mario Draghi. Grazie a tutte e a tutti. Buon lavoro, buon pranzo.